Enzo Valenti, come sta andando? Io dico che a parte i primi giorni in cui dovevamo abituarci, diciamo, alla nuove disposizioni del governo, diciamo che la situazione va bene, che i cittadini, anzi mi devo complimentare con i cittadini di Bivongi che stanno rispettando quelle che sono le ordinanze del Presidente del Consiglio. Ringrazio tutti gli amministratori comunali che si stanno adoperando, ringrazio i vigili, ringrazio le forze dell'ordine che si stanno adoperando perché venga rispettato questo decreto, ma ringrazio anche i cittadini che hanno capito che l'unico modo per poter cercare di fermare l'epidemia di questo virus è rappresentata dallo stare in casa, da evitare i contatti. Lo so che è un sacrificio, ma è un sacrificio che tutti insieme dobbiamo fare, lo dobbiamo fare insieme perché alla fine vinceremo. Lo so che cambia la vita a tutti, però dobbiamo lottare. Insieme vinceremo, sconfiggeremo questo nemico invisibile. La chiusura della Calabria, fatta stanotte dal Presidente della Giunta regionale, era la cosa migliore per cercare di arginare l'epidemia di coronavirus, perché bloccando l'entrata e l'uscita di tutte le persone dalla Calabria, sia in entrata che in uscita, può limitare l'epidemia, mentre era molto più problematico chiudere i singoli comuni perché richiedeva impiego di forze, di persone ed era molto più problematico. Invece questa mi sembra la decisione più giusta e più saggia, perché in questo modo noi pensiamo di poter arginare questa epidemia e di poterne nel tempo uscirne fuori, perché dobbiamo aspettare un poco. Noi i frutti di queste decisioni restrittive non si vedranno subito, i frutti si vedranno fra 15-20 giorni, perché ancora sicuramente ci sarà un aumento delle persone contagiate, delle persone che si ammaleranno. Il Comune di Bivongi è a disposizione sempre, lo abbiamo istituito, lo sapete, un centro operativo comunale e ci siamo messi a disposizione delle persone, di tutte le comunità, per tutte le problematiche si possono rivolgere a noi. Quello che stanno facendo le forze dell'ordine, che stanno monitorando insieme a noi, ma anche da soli, la situazione per permettere che il decreto venga rispettato. Li ringrazio di cuore, come un ringraziamento va anche ai nostri vigili e a tutti i nostri dipendenti. Ecco, Don Enzo, in questo periodo di coronavirus nel territorio, nel paese, notiamo che non ci sono molte persone, però quelle che fa meraviglia non vedere giovani, qualche anziano si vede, però giovani non se ne vedono. Sì, è vero, in questo momento siamo un po' tutti provati. Io approfitto di questo momento per salutare davvero tutti gli anziani che ci danno questa testimonianza di grande fedeltà alla preghiera anche in questo tempo. Vi confesso che sono preoccupato anche soprattutto per i giovani che vivono nella solitudine, forse nella poca condivisione, questo momento. È vero che ci sono i social che ci aiutano, ma è anche vero che il rapporto umano certamente non può essere superato da nessun strumento tecnologico. Però credo che in questo momento dobbiamo liberarci dalla paura e dall'ansia e tornare invece a quello che una volta si chiamava il timor di Dio, cioè questo rispetto profondo anche per il Signore, e avere il coraggio di gridare a Lui e soprattutto di gridare la nostra cecità, e nello stesso tempo attendere, sapere attendere, non lasciandoci prendere dalla noia, dal vuoto che abita anche questo momento. C'è una solitudine che ci porta alla morte, ma c'è anche una solitudine che ci porta alla vita. Ebbene, io auguro a tutti i giovani soprattutto di riscoprire questa importanza del silenzio, quel silenzio interiore che ci aiuta a leggere anche la nostra vita con una prospettiva diversa. Impariamo a guardare
dall'alto anche quello che sta accadendo, ritrovando una capacità sapienziale di leggere la vita. Ecco, credo che in questi giorni abbiamo tutti questa opportunità, o l'opportunità di fare un incontro bello, l'incontro con Gesù. Come il cieco di questa domenica di Quaresima, stiamo attenti al passaggio di Gesù. Anche Gesù sta passando in questo periodo della nostra storia, sta passando forse in maniera inaspettata, in maniera silenziosa, e ci sta chiedendo molto probabilmente quei passi coraggiosi che anche come mondo giovanile dobbiamo fare, perché Cristo è vivo, ci diceva il Papa in una lettera bellissima che ha rivolto al mondo giovanile, e ci vuole vivi. Non lasciamoci schiacciare dal buio e dalla cecità di questo momento.